Ora che i miei maltagliati colorati sono pronti, non mi resta che preparare la minestra con cui li servirò. Gli ingredienti per questa ricetta sono 200 g di maltagliati colorati, 4 porri, 2 patate, un pizzico di noce moscata, 1 litro di brodo di carne, olio extravergine d'oliva, parmigiano grattugiato, sale, pepe, olio di semi di arachidi e farina zero. Iniziamo la preparazione della zuppa e partiamo dai nostri porri. Per adesso ne prendo 3, uno me lo lascio da parte per dopo. Eliminiamo la base e li tagliamo a rondelline sottili. Il mio consiglio è di non eliminare la parte verde, lo so che è la più coriacea, ma in realtà se la fate bollire un po', poi è un altro ingrediente meraviglioso per insaporire le vostre minestre. Prendiamo una casseruola, ci versiamo un bel giro d'olio. Accendiamo il fuoco e ci mettiamo direttamente dentro a freddo tutti i porri. Mentre prendono calore, tagliamo la patata. Tagliamo la patata a cubetti, cercate di non farli né troppo piccoli né troppo grandi, diciamo così. Togliamo i porri. Un consiglio da chef. I porri stufati in questo modo dolcemente, con l'aggiunta poi di un pochino di acqua e insaporiti con la scorza di qualche agrume, limone, arancia, si fondono leggermente e creano una cremina perfetta per condire un piatto di pasta gourmet. Aggiungiamo le patate. Continuiamo a rosolare tutto insieme ancora qualche istante. Quando sentite che le patate si stanno leggermente attaccando al fondo della pentola, è il segnale che siamo pronti per aggiungere il brodo. Io ho scelto un brodo di carne bello saporito, pur essendo questa una ricetta vegetariana, però potete scegliere di utilizzare quello che più preferite. Come ultima cosa aggiungiamo un pizzico di sale, pochino perché comunque il brodo è abbastanza sapido, poi eventualmente regoliamo dopo, e per dargli un profumo speciale un po' di noce moscata. Adesso proseguiamo dolcemente la cottura finché le patate non iniziano a disfarsi e io mi occupo della guarnizione, il porro fritto. Prendiamo il porro, eliminiamo la base e con una forchetta iniziamo a inciderlo così su tutti i lati. Adesso tagliamo. Come per magia abbiamo ottenuto le nostre listarelle di porro. Mettiamo il porro in una ciotola. E le ricopriamo di farina. Mescoliamo per farle infarinare tutte quante. Le lasciamo da parte e scaldiamo l'olio. Abbondante l'olio di semi, perché l'errore che spesso si fa è pensare di friggere in poco olio. In realtà, in questo modo,
Qualunque cosa friggete assorbirà molto più olio che non se fate una frittura bella abbondante. L'olio è caldo e possiamo friggere. Mettiamo i porri un po' per volta, mi raccomando, il trucco per un'ottima frittura è non esagerare con la quantità di prodotto che mettete dentro l'olio, altrimenti la temperatura si abbassa troppo, viene un po' bollito, molliccio e untissimo, quindi non un grande fritto. Invece, se avete pazienza e lo fate un pochino per volta, verrà perfetto. Quando comincia a prendere colore, così è pronto e lo possiamo togliere e proseguire. Diamo un secondo all'olio per tornare in temperatura e via. Anche questi porri sono pronti, li sistemiamo qua. Mi raccomando, aspettate a salarli finché non li servite. Controlliamo la nostra minestra. Allora, innanzitutto assaggiamo. Buonissimo. A questo punto possiamo buttare a cuocere i maltagliati. La zuppa era già buonissima e un grande classico solo con porri e patate, ma se la volete rendere più golosa e colorata, niente di meglio dei maltagliati. Vedete che bella l'intensità del colore quando li mettete a cuocere? Adesso li facciamo cuocere ancora 3-4 minuti e poi saremo pronti per servire la nostra bella zuppa fumante. La minestra è pronta. Ciotola. Prendiamo un bel romaiolo che profumo da mettersi sul divano con una copertina e un bel film. Adesso finiamo con un grande classico, una bella passata di parmigiano grattugiato, così, e il nostro porro fritto e croccante. Buonissima! La mia fumante minestra di maltagliati colorati con porri e patate è pronta. Per fare la minestra di maltagliati con porri e patate ho affettato finemente 3 porri e li ho rosolati in pentola con dell'olio, quindi ho aggiunto anche 2 patate tagliate a cubetti. Ho versato il brodo, aggiunto un pizzico di sale e della noce moscata e ho lasciato andare. Nel frattempo, con i rebbi di una forchetta, ho realizzato delle listarelle di porro che ho passato nella farina e fritto in olio bollente di arachidi. Infine, ho buttato i maltagliati nella minestra, dove li ho cotti e poi servito con parmigiano grattugiato e le listarelle di porro fritto salate.